forzare la situazione e uscire dall'impasse per recuperare il già troppo tempo perduto. Vincenzo De Luca torna ad occuparsi della sua città, Salerno, in particolare di una delle grandi incompiute del territorio. Stiamo parlando di Piazza della Libertà, lo slargo nella zona di Santa Teresa di fronte al Crescent, che è uno dei punti qualificanti dell'azione di governo. Il problema però è che da mesi si registra l'ennesima situazione di stallo e i lavori di messa in sicurezza necessari per il provvedimento di dissequestro giudiziario non vedono ancora la luce. Colpa di un braccio di ferro a suon di carte bollate per l'appalto. Nel suo appuntamento settimanale in TV, il governatore ha dettato la linea da intraprendere. Fosse per me, aggiudicherei comunque i lavori all'impresa vincitrice, le parole dell'ex sindaco salernitano e attuale governatore di Palazzo Santa Lucia. In barba dunque al contenzioso pendente dinanzi al TAR, De Luca, che ha sempre rivendicato la propria impronta decisionista, ha scandito i passi da seguire, o almeno ha precisato che lui seguirebbe qualora fosse fascia tricolore. Ma è chiaro che si tratta di un messaggio diretto al sindaco Enzo Napoli e alla sua compagine di governo, anche perché il presidente della giunta regionale ha sottolineato che ogni giorno che passa è un rischio potenziale per l'incolumità dei cittadini, a cominciare da quelli che, soprattutto nelle ore serali, bivaccano nell'aria teoricamente interdetta al pubblico. Non è l'unico aspetto della città che ha affrontato il governatore, dal quale sono arrivate bacchettate anche sulla raccolta differenziata in calo. Qualcuno, ha chiosato De Luca, evidentemente si è rilassato.